Il gioco d'azzardo è una dipendenza molto diffusa che solo recentemente è entrata a far parte delle dipendenze riconosciute, perché fino a poco tempo fa veniva ritenuto, fra virgolette, solamente un vizio e soprattutto era un problema che era molto ma molto sottostimato. Bisogna dire che ovviamente anche il lockdown ha inciso sulla tendenza degli italiani a giocare d'azzardo. Inizialmente si sono ridotti i giochi tradizionali, cioè quelli per cui era necessario che il cittadino andasse, per esempio, in tabaccheria o al bar a comprare il gratta e vinci, a giocare alle slot. Però dall'altra parte sono salite le scommesse online. Qualcuno addirittura ha detto: beh, una volta bisognava andare al casinò, bisognava andare a Las Vegas, adesso c'è un Las Vegas in ogni telefonino. Su che cosa si fonda il gioco d'azzardo? Ci sono dei meccanismi antichi presenti nel nostro cervello che predispongono la nostra mente a cadere, nelle trappole di questi meccanismi. È una cosa, diciamo così, antichissima il fatto che si giochi d'azzardo. Pensate, addirittura il Vangelo ci dice che sotto la croce di Gesù, quando lo crocifiggevano, i soldati hanno scommesso giocando a dadi la sua tunica, si sono giocati, quindi c'è un gioco d'azzardo molto diffuso. Si fondano su delle trappole mentali, che sono i cosiddetti bias cognitivi, che ci inducono a modificare la percezione della realtà. Ci sono cioè delle trappole innate nel nostro cervello che ci portano a deviare nel capire come funzionano le cose. Per esempio, l'idea di essere quasi arrivati alla vincita, l'idea che con una piccola spesa si possa diventare ricchi, o per esempio il fatto che ci siano eventi governati dal destino, per esempio, che si possa essere fortunati o sfortunati. Ho l'idea che provando a giocare sempre, sempre di più ci si possa di più avvicinare alla vincita, cioè il fatto che più si giochi, più ci siano le probabilità, siano più alte le probabilità di vincere. Bene, tutte queste trappole mentali fanno sì che il gioco d'azzardo è purtroppo una trappola che esiste da secoli, da millenni, potrei dire, ma che negli ultimi tempi è diventato qualcosa di enorme. Perché? Perché ovviamente adesso i meccanismi sono amplificati, esiste la tecnologia, esistono degli algoritmi, esistono molte, molte più possibilità tecnologiche di cadere in queste trappole. Questo è il motivo per cui oggi i giocatori sono diventati moltissimi. Cosa bisogna fare quando si verificano queste situazioni? Beh, intanto è necessario che chi sta vicino a un giocatore d'azzardo, chi sta a fianco ad una persona che ha questo problema, abbia un approccio non giudicante, cioè non sia semplicemente penalizzante, anche se ovviamente è molto comprensibile che da parte dei familiari ci sia rabbia nei confronti, non so, del congiunto che si è giocato la pensione, che ha giocato lo stipendio, che ha messo sul lastrico la famiglia o giocato tutti i risparmi di famiglia. Però se vogliamo fare qualcosa dobbiamo essere in grado di avvicinarci a queste persone in modo comprensivo, affiancandoci e non necessariamente giudicando. La seconda cosa che bisogna considerare è che siamo davanti a una dipendenza, cioè qualcosa che sfugge alla ragione, per cui non basta solo ragionare per venirne fuori, ma siamo davanti ad una vera e propria malattia, quindi ad una necessità di cura. La cosa con la quale finisco, l'appello con cui finisco è che i giocatori devono un pochino deporre le armi, smettere di pensare che da soli ce la faranno, ma che hanno bisogno di aiuto. Quindi invito coloro che sono in difficoltà ad imparare a fare questo piccolo passo, cioè il passo del chiedere aiuto. A chi chiedere aiuto? In Italia ci sono dei servizi specializzati che sono all'interno dei SERD, cioè i servizi di dipendenze, dove ci sono delle equipe che sono in grado di aiutare i giocatori. Li accompagnano piano piano, sia con un affiancamento psicologico, sociale, anche con un aiuto o dei consigli, delle strategie, delle consulenze per risolvere i loro problemi finanziari, legali, eccetera. Questo è il punto. Da soli non ce la si fa. Il gioco d'azzardo è una malattia e per venirne fuori bisogna chiedere aiuto ed essere curati.